Leggiamo un'altra riflessione del predicatore Charles Spurgeon e dice in Giovanni capitolo 19 versetto 5: Gesù dunque uscì portando la corona di spine e il manto di porpora e Pilato disse loro: ecco l'uomo. Se vi è un luogo dove il nostro Signore può pienamente rappresentare al vivo la gioia e il conforto del suo popolo, è là dove egli fu calato nella più profonda sofferenza. Venite, anime care, e guardate l'uomo nel giardino del Getsemani. Guardate il suo cuore traboccante d'amore che non si riesce a contenere, così pieno di dolore da dover trovare uno sfogo. Guardate il sudore della fronte che cade in terra. Guardate l'uomo mentre gli piantano i chiodi nelle mani e nei piedi. Guarda in su, peccatore pentito, e ammira l'immagine sofferente del tuo Signore. Osservalo mentre le gocce si fermano sulla corona di spine e adornano di gemme il diadema del re di dolore. Guarda l'uomo quando tutte le sue ossa sono sconnesse ed egli sembra acqua che si sparge, posto nella polvere della morte. Dio l'ha dimenticato e l'inferno l'ha circondato. Medita e vedi se ci fu mai dolore simile a quello che egli dovette soffrire. Voi tutti che gli passate accanto, avvicinatevi e guardate questo spettacolo doloroso, unico, senza paragoni, un miracolo per gli uomini e per gli angeli, un prodigio senza pari. Guarda l'imperatore del dolore che non ha rivali nell'agonia. Ammiratelo, voi mormoratori, poiché se non v'è consolazione nel Cristo crocifisso, non c'è gioia né in terra e né in cielo. Se nel prezzo di riscatto del suo sangue non ci fosse speranza, non vi sarebbe gioia in voi, arpe del cielo, e la mano destra di Dio non potrebbe conoscere gioia in eterno. Dobbiamo soltanto sederci costantemente ai piedi della croce per essere meno afflitti dai nostri dubbi e dai nostri dolori. Non dobbiamo far altro che osservare le sue sofferenze per vergognarci di menzionare le nostre. Dobbiamo soltanto mirare le sue ferite per curare le nostre. Se vogliamo vivere in santità, dobbiamo farlo contemplando la sua morte. Se vogliamo innalzarci quanto a dignità, dobbiamo farlo considerando la sua umiliazione e il suo dolore. Che il Signore ci benedica.